Se avete finito con i manifesti, ho bisogno del vostro aiuto. Ok, questo è proprio stupido. Forse vi sembrerà stupido. Persino più stupido di una borsa di martello. Ma non dovete dubitare del mio piano. Mi serve una cassa di pietre. E per non farvi andare a cercarla per tutta la Francia, vi ho segnato il posto. Grazie. Non sia mai che possiamo raccoglierle da terra. No, no, no. Andiamo a cercare una cassa di pietre. Parigi è in Francia? Devo assaggiare le famose patatine fritte. Sono French fries. Dovete portarmi tutte le patatine fritte che riuscite a trovare. Guarda, spero che diventerai talmente grasso che esploderai. Volevo dire qualcosa di più cattivo, ma non me la sono neanche sentita di inventarmi nulla per Julien. Dobbiamo andare a cercare delle pietre, Marty. Wow, che fantasia. Per qualche arcano motivo dobbiamo trovare... Che meraviglia, Parigi! Una cesta di pietre. Questa sì che è vita! Hai voglia, amico. Guarda, me le leggo ai piedi e mi ci butto in acqua dopo con quei sassi. Devo dire che però queste strade francesi mi ricordano molto le strade di Roma. Sono solo molto simili. Un grande canale. A parte che, vabbè, la struttura come al solito sempre molto pericolante, nel senso... A parte che mi disturba un sacco il fatto che è storta. Cioè, guarda la linea che c'è qua sulle rocce. E guarda la panchina. Guarda che non è neanche angolata bene, è angolata in obliquo storta. Dio mio. Comunque, non c'è lo spazio per sedersi. A parte che io ci trapasso. Non c'è lo spazio per sedersi. Come fa una persona... Ecco. Come fa una persona... a sedersi qui. Effettivamente una persona vera, se si alzasse da questa panchina, finirebbe esattamente come Alex in questo momento. Tra l'altro ancora io non ne ho viste patatine. E dobbiamo salire qua sopra. Quindi deduco che non puoi nascondere tanta bellezza. Posso salire sopra gli ombrelloni. Però guarda, sono abbastanza sicuro che le patatine non si trovino sui tetti. Ecco, guarda, la prima patatina che troviamo non è davanti a un ristorante, ma è in mezzo alla strada. Porca troia. Perché mettere del cibo davanti a un caffè o davanti a un ristorantino francese, davanti al fiume, davanti a un ristorante? Perché non metterle qui quando puoi metterle in mezzo alla strada? Ah, la France. Sempre una meraviglia dopo l'altra. Eccone qua un'altra, sempre in mezzo alla strada però. Prima ho visto una donna grassa come un ippopotamo. Body shaming. Credevo di aver visto un cavallo strisce prima, ma era solo un uomo dall'aria strana. Vabbè, certo, come no. Solite strade a vicolo chiuso, dove anche in Francia ti rubano un rene accoltellandoti. Per tanti piccoli motivi, più sto qui con questa musica e queste persone, più i modelli mi fanno venire in mente Ratatouille. Veramente, alcuni modelli, soprattutto dell'uomo, quello lì con la camicia blu, mi ricorda molto alcuni personaggi di Ratatouille. Anche se credo che Ratatouille sia uscito dopo Madagascar 3, ma non vorrei dire una cavolata. Però credo di sì, in realtà. Vieni qua, Alex, che qua è il tuo giro. Tu, Alex, fortunatamente hai l'abilità magica del doppio salto, quindi... È tornato! Ecco qua, aspetta. In qualche modo ce la facciamo, Alex, fidati. Ehi, sassarasa. Dio mio, ma come parla sta gente? E fai? Sassarasa. Oh, vabbè, guarda, non mi faccio neanche più domande. Va bene così. Cosa mi lamento a fare? Grazie delle patate. Qua tocca a il nostro amico zebrato, che tra l'altro mi sa che io ho tagliato un pezzo qui. A parte che dove è finito questa scatola? Mi sa che ho tagliato un pezzo facendo quel salto, ma forse no. Forse no. Ah, ecco, no, infatti non ho tagliato molto, diciamo. Invece di passare sugli ombrelloni sono arrivato direttamente qui. Comunque vieni, Alex, che col tuo magico doppio salto puoi salire dove vuoi tu. In realtà, ecco, appunto, sto dicendo, basterebbe che ti arrampicassi, ma ehi, forse richiedo troppo. Vediamo se posso arrivare in questo punto. No, muro invisibile. Guarda poi anche i modelli dei bambini.
A me ricordano molto i modelli dei bambini del DS, della Disney. Guardalo. Guardalo se non ti sembra una bambina uscita da Toy Story. Questa scena con la zebra che insegue la bambina, però no, però. Cioè, guarda se non è inquietante tutto ciò. Vabbè, saliamo sugli ombrelloni e andiamo avanti allora. Ecco fatto. Dunque. Alex, qua ci sono delle patatine, perfetto. Ce ne mancano solo 4, dai, pensavo molto peggio. Rompiamo di qua, Marty, le scatole, letteralmente, così. Marty può passare. Giustamente, i calci risolvono la qualsiasi nel mondo, vero? 1, 2 ed eccoci qua. Spero, perfetto. Che il nostro circo abbia successo anche a Parigi. Non preoccuparti, amico. Un circo di soli animali è strano, ma è niente a confronto ai circhi francesi. Ha ragione. Non gli posso dare torto, effettivamente, perché è vero. Ta-da! E qua non ci posso salire. In qualsiasi altro gioco tu avresti fatto un doppio salto e ti saresti aggrappato. Tu puoi fare questo. Basta che saltelli nei punti giusti ed eccoti qua. Il punto è, Marty ci arriva con un salto qui? Ho paura di no. Forse sì, ma forse no, No, ok. Quando... Ah, una cosa per Giulio. Va bene. Questo posto doveva andare in pezzi. Va bene, guarda, va bene così. Non voglio neanche discuterne. Non voglio neanche discuterne perché... Segna di scarto in arrivo. Perché è troppo. È troppo anche per me questo. Oh, delle patatine è volanti. Julian vuole. Oh, ma guarda, sono dei piccioni. Non me li mangio. È incredibile che non si spostino da soli, più che altro. E quella è la cosa incredibile, Alex. Ma perché devi chiedere a Marty di spostare una macchina? Ce la fai benissimo da solo. E giustamente ha suonato anche l'allarme. Ed ecco qua un cannone, che sembra più una bettoniera per qualche arcano motivo. Dai, su. Manca poco, siamo arrivati alla meta. Prendi le stelline, Alex. Tra l'altro, se saltassi... guarda, lì c'è un pacchetto di patatine. Anche su quel balcone? No. Qua, come sempre, Alex che fa il circense, che può saltare da un paletto all'altro. Ta-da! Oh, che bravo! Si fa i complimenti da soli, giustamente. Oh, un labirinto. Fantastic. Però, Marty, tocca a te prima. No, di qua. Marty, qua. Bravo. E quel cannone è un filino piccolo per te, Marty. Mi dispiace dirtelo, ma... non ci stai. Apriamo il cancello. Alex, dove sei? Non ti... eccolo, non lo vedevo. Vieni di qua, che c'è una stellina per te. Continua tu, Marty. Tra l'altro, ogni volta che facciamo il passaggio da un personaggio all'altro, la telecamera non sa più dove andare. Di qua. Quando facciamo il passaggio in questa zona, la telecamera si zoom, perché in teoria ogni volta che fai lo switch da un personaggio all'altro dovrebbe zoomare. 14 stelle e 12 palloncini. Guarda, sono contento. Sono contento, adesso lanciamo le pietre in faccia agli eretici. Prima ho visto una donna grassa come un ipopotamo. Ma basta con questo body shaming. Ed ecco qua, missione compiuta. Pam pam. È di nuovo l'ora dei manifesti! Siete gasati? Perché io sono molto gasato! Avanti! Va bene. Oh, guarda, una sfida fra i neofidanzati. Segui Julian! Seguilo! E la madonna, troppi! Dai, 57. Sono anche meno dell'altra volta, se non ricordo male. Bastardo? Sì, ma miglioratevi l'intelligenza artificiale, sti animali, che cazzo. Non attaccano neanche un manifesto. Dov'è Julian? Mortino è più veloce di noi, grazie al ciufolo che è più veloce di noi. Hai visto quanto è piccolo? Aspetta, sono lento io. Sono lento, sono un ippopotamo. Vai tu, Melman. Bravo, Melman. Oh, no. Dai, voglio riuscire a prenderli tutti per una volta. Dov'è? Dai, che ce la faccio. No, dai, voglio riuscire.
Mailman. Perfetto che si è teletrasportato. Voglio riuscire. Ma Mailman li sta ignorando tutti. State andando discretamente. Certo, come no. Mailman ha fatto 8 punti, io ne ho fatti 30. Serio? Mailman non ci sta neanche provando. Guarda, su 3 ne ha messo uno. Ma santo cielo, sono sfaticato. Non c'ha voglia di fare un cazzo, Mailman. Devo fare tutto io, sul serio. Mailman, guarda, ce ne sono due, li hai evitati tutti. Cioè, ne hai evitato uno. Dica che non faremo più altre missioni per lui. Meno male. Ti prego, lo farai per me? Lo spero. Sì, vedi, non sono molto bravo a litigare. Chi l'avrebbe mai detto? Guarda, ne mancano. Ecco, ne mancano. Stavo per dire 20, però. Per fortuna è riuscito a metterne uno, Mailman. Guarda, guarda, tutti i punti io li ho fatti. Guarda. Oh, ecco, questo lo stavo per dimenticare. Lo stavo per dimenticare. Mailman fa. Ecco, basta. Missione fallita. Ho inventato un sacco di passi nuovi per il numero. Meno male. Sì, che ne dici se prima imparo le vecchie mosse? No, vabbè, dai, vaffanculo, Julian. Vaffanculo tu e i tuoi manifesti. Sono troppo veloce per voi. Lo so. Lo so, cosa ti aspettavi contro un ippopotamo? Di andare anche piano. Ci mancava solo quello. Almeno io ho fatto 5 stelle. E il punteggio di squadra. Diciamo solo che te l'abbono, Mailman. Il circo in città. Perché ho fatto 5 stelle? Vediamo. Completa tutte le gare dei manifesti? Ah, e le abbiamo finite quindi. Sono contento. Quindi questa era l'ultima.